Antonio Folletto, allora, il nostro generale, tu sei il coprotagonista, nonché voce narrante anche. E innanzitutto il tuo personaggio non è un personaggio realmente esistito, ma è ispirato ad una serie, no? Di ragazzi che collaboravano col generale della Chiesa. Quindi innanzitutto partiamo da questo. Beh sì, è stato molto emozionante lavorare a questo progetto. Colgo subito l'occasione per ringraziare Lucio per avermi dato questa opportunità. Ed è stato bello, è stato difficile, un lavoro di ricostruzione immenso, dove sono stati coinvolti tutti i reparti, si affrontano 10 anni di storia. E sicuramente la parte più emozionante per noi della preparazione è stato incontrare i veri ragazzi di allora, cioè quelli che facevano parte del nucleo. E quindi diciamo che quella per noi è stata la chiave di volta. Siamo entrati con loro nella psicologia di quei ragazzi, di che cosa hanno fatto per il nostro paese. Perché alla fine parliamo di una guerra, cioè una guerra dove si difendeva la democrazia ed era una guerra tra Stato e Brigate Rosse. Ecco, ma a proposito di questa cosa, capita a volte che gli attori dicano no, preferisco non incontrare il personaggio reale piuttosto, no, per non farmi condizionare. Ecco, invece questo tuo incontro personalmente, che esperienza è stata con i veri ragazzi? Guarda, allora ti dico subito, come ti dicevo, per me è stato molto più liberatorio, non era un personaggio specifico, appunto era ispirato a più di loro, ragazzi, e quindi per me è stato molto, molto proficuo incontrarli, entrare nella loro psicologia e vedere i loro occhi quando parlavano della Chiesa, perché per loro è stato come un padre, ed è un po' quello che ha fatto anche Sergio con noi, ci ha guidato. Ed una delle cose più belle che mi ricordo di quando loro parlavano della Chiesa è che li hai stradati, loro non sapevano a cosa andassero incontro, però poi li ha subito responsabilizzati, gli ha insegnato a decidere, che è una cosa molto bella. Ecco, in questa storia c'è qualcosa che magari studiandola, approfondendola, ti ha stupito? E qui si parla della Chiesa in prima linea contro le Brigate Rosse, contro la mafia, quindi c'è qualcosa che hai scoperto che non sapevi o che ti ha particolarmente colpito? Guarda, sì, ci sono tante cose che abbiamo scoperto, ma la cosa più sconvolgente è la quantità di morti che ci sono stati in quei 10 anni. Noi non abbiamo idea, e chi della mia generazione non ha idea perché non l'ha vissuto, ma ci sono stati così tanti morti, e quindi credo che sia veramente necessario che questa serie la vedano i giovani, i più giovanissimi, perché così si possono rendere conto quei ragazzi all'epoca che cosa hanno fatto per questo paese. Senti, in anni in cui spesso abbiamo visto il fascino del male, no, portato in TV, nelle serie, e quindi in cui appunto proprio i ragazzi si sono spesso identificati con dei modelli negativi, quanto è importante invece raccontare dei veri eroi nazionali, che è proprio il termine penso più appropriato? Come ti dicevo, è importantissimo. Io credo che questo progetto sia veramente un grandissimo servizio pubblico, un grandissimo. È passato il faccione dietro di me. Ecco, e dopo il generale, del nostro generale, dove ti vedremo invece? Perché tu sei sempre attivissimo. Attivissimo, sì. Beh, ci sono un po' di progetti, sicuramente adesso mancherà un po' di tempo, però abbiamo appena finito A casa tutti bene di Gabriele Muccino, la seconda stagione, quindi ci vediamo lì. Dove lì invece, insomma, il marito fedifrago. Non possiamo dire niente. Va bene, allora dai l'appuntamento finale per il nostro generale. Appuntamento finale, noi ci vediamo il 9 gennaio su Rai 1, il nostro generale, e ci vediamo là. E per chi non può? E per chi non può, può assolutamente recuperarselo su Replay. Perfetto, grazie e complimenti. Grazie.